Presidente, sono presente, sono Sì. dispiace. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate, c'è stato un piccolo problema tecnico, non riuscivo ad accedere. Possiamo dare avvio alla Commissione Cultura di oggi. Intanto procedo velocemente con l'appello perché non ho avuto modo di vedervi in video perché non riuscivo ad entrare. Orlando presente, Fagiano presente, presente. Baglivo presente, presente, giusto? Sì, sì. Sì, sì, sì. Battista presente, Borgia presente, presente. Citraro presente, Costantini dal Sant, non lo vedo, Della Giorgia presente, presente. De Matteis, neanche lo vedo, e Giannotta presente, Giordano mi presente, sembra che l'ho visto, presente, sì, Greco presente, presente, sì, Martini, sì, ti ho visto presente, ok, Mele, non lo vedo, Mola è presente, Molendini, non lo vedo, Murri dello Diago presente, presente, grazie, Pala presente, presente, ah, eccolo, Pasquino delega Guido, giusto? Sì, sì, giusto. Presente. Patti? Non vedo neanche Patti. Poli Bortone presente? Sì, presente. Rotundo presente? Scorrano? Ah, Patti, eccolo, sì, eccolo Patti. Scorrano? No. Presente, chiedo scusa, mi sono allontanato solo sì, per sì, parlare. Sì, no, ho inserito la presenza. Buongiorno. Sì. Buongiorno, Scorrano è assente, quindi Tramacere presente, presente. L'ho visto, sì, e Valente, sì, eccolo, l'ho visto, sì, benissimo, ci siamo. Allora, diamo avvio alla Commissione Cultura di oggi. Intanto vi chiederei di approvare tre verbali che, come sapete, sono redatti secondo videoregistrazione e sono rispettivamente i verbali 13, 14 e 15. Il verbale 13 fa riferimento, quale ordine del giorno, all'avviso pubblico per l'adeguamento funzionale messa in sicurezza e impiantistica delle palestre e di mense scolastiche relativo alla commissione del 20 luglio 2021. Se siete d'accordo, procederei con l'approvazione. Ok, Presidente. Allora, approvato il verbale numero 13 del 20.07.2021. Poi abbiamo da approvare il verbale numero 14, che riguarda l'avvio dell'anno scolastico, gli aggiornamenti, e riguarda la seduta del 27 luglio 2021. Lo approviamo? Ok, Presidente. Per procediamo quindi con l'approvazione e infine il verbale 15 relativo alla prima seduta di commissione sul parco archeologico di Rudie che si è tenuta il 2 settembre 2021. Approviamo anche questo. Ok, ok. Ok. Allora, oggi abbiamo due punti all'ordine del giorno. Il primo è molto veloce perché si tratta semplicemente di indicare i membri del gruppo di studio e di proposta relativo proprio al parco archeologico di Rudie. Ne avevamo già parlato in una precedente commissione, quindi io oggi sono qui semplicemente per dire chi rientrerà secondo quanto stabilito in quella commissione in parte e poi anche in seguito a far parte di questo gruppo di lavoro, che saranno i consiglieri Giordano Anguilla, Poli Bortone, Fagiano, Giannotta e Orlando. Se non ci sono interventi da parte dei commissari, passerei al secondo punto all'ordine del giorno.
Bene, allora da questo gruppo di lavoro poi insomma ci organizzeremo per magari facciamo anche un gruppo, un piccolo gruppo tra di noi, WhatsApp, mi permetto se mi date l'autorizzazione, così da poterci interfacciare in maniera più veloce e organizzare i nostri incontri. Certo, Presidente. Viva WhatsApp, va bene. Va bene? Faremo anche magari delle mail, insomma, con PEC, però per essere più veloci stavo chiedendo semplicemente l'autorizzazione di poterci anche sentire in questa modalità, già che comunque è un gruppo di lavoro che dovrebbe insomma essere anche celere, no? Per questo. Va bene? Allora, per quanto riguarda il secondo punto, ho messo al secondo punto la programmazione dei lavori della Commissione, e quindi le proposte, si è collegato nel frattempo il consigliere Molendini, quindi lo inserisco, e quindi dicevo le proposte dei commissari, così da poterle poi inserire negli ordini del giorno delle future commissioni. Quindi lascio la parola a chi di voi intende intervenire. Posso, Presidente? Prego. Allora, Presidente, io proporrei di tenere una commissione sulla recente apertura della riattivazione, per meglio dire, di uno sportello per l'ascolto dei bambini e dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Quello che mi preme, diciamo che mi interessa in modo particolare, è conoscere le problematiche, le criticità che emergono nel fanciullo e in età adolescenziale. Va bene. Ok. Ci sono altri commissari che intendono fare delle proposte? Presidente, sì. Visto che, ripeto, abbiamo diversi attrattori, non so se è possibile capire come si può, se esiste già una programmazione degli agostiniani, del MUST, di come, per esempio, ci sono, dovete sapere, delle salette, una sala importante all'Apollo. Sono le determinazioni dell'assessore o dell'amministrazione sull'utilizzo di quelle sale, se ci sono già delle iniziative tali da poter offrire alla città l'impiego di quegli spazi. In teoria, che tipo di programmazione si sta sviluppando, se ogni tipo di attrattore è di nostra proprietà fondamentalmente. E questo rientra quindi nella diversa specificità, così come la programmazione che l'amministrazione sviluppa anche con gli attrattori di proprietà provinciale e regionale. Se esiste già, visto che esiste una convenzione, capire qual è la tipologia di programmazione sviluppata. Basta per adesso. Ok. Presidente, mi scusi. Prego. Posso? Grazie. Sì. Non ero intervenuta prima perché le avevo mandato una mail proprio sul tema della programmazione e le avevo chiesto appunto non soltanto quei contenitori che ha citato Giannotta, ma anche Palazzo Vernazza, i Teatini, Palazzo Turrisi, cioè tutti quanti i contenitori di proprietà comunale. Siccome oggi c'è un articolo del sindaco che dice che evidentemente io non ho capito niente sulla programmazione, perché la programmazione invece è stata già fatta ed è molto ricca, una cosa è fare degli eventi in maniera abbastanza estemporanea, cioè conosciuti eventualmente all'ultimo momento, altra cosa è fare una programmazione che consenta per esempio di fare delle brochure, dei dépliant, di comunicare attraverso tutti quanti i mezzi informatici ai potenziali turisti, i quali, se sanno per esempio che nella città di Lecce c'è
nella programmazione c'è la lirica in un certo periodo, vorranno venire a Lecce per ascoltare la lirica. Se sanno che ci sono concerti di musica rock in un altro periodo, verranno a far quello. Se sanno che ci sono delle mostre organizzate, si organizzeranno per tempo. Ecco, io credo che il tema del turismo sia molto legato alla programmazione che dovrebbe essere fatta nei vari contenitori culturali. Quindi, al di là degli eventi che già sono stati fatti e che sono tantissimi, a detta del sindaco, mi piacerebbe sapere che tipo di programmazione c'è in tutti quanti i nostri contenitori. Se alcuni di questi sono stati dati, a che titolo, con quali procedure, e soprattutto se poi rispetto ad alcuni immobili che sono stati dati, se ci sono, non so, delle relazioni rispetto all'attività che viene svolta e quant'altro. Grazie, Presidente. Prego. Presidente, mi perdoni. Tenga conto, adesso riflettevo sulle materie di consulenza. Capire qual è il programma, per esempio, di coinvolgimento alla programmazione, per tutta la programmazione sullo sport. Anche perché sono caduti i vincoli e i limiti e le limitazioni del distanziamento, capire come si riparte tutta l'attività di programmazione sportiva a Lecce, quindi in generale, in particolare come sarà la ripresa, per esempio, da parte delle associazioni sportive delle palazzette delle scuole. E sempre nelle sue materie c'è anche tutta la programmazione europea, se non sbaglio, cooperazione, programmazione, se non sbaglio, e quindi un momento di riflessione su quelli che saranno anche le progettualità che l'amministrazione intende mettere in campo per l'accesso ai prossimi fondi di finanziamento non sarebbe male. Cioè, invito anche gli altri consiglieri a rileggere quelle che sono anche le materie di competenza di questa della settima commissione, quelle presiedute dalla consigliera Orlando, perché c'è anche edilizia sportiva e edilizia scolastica, se non erro, e quindi iniziare a proporre pure loro degli argomenti, in modo da poter veramente rendere ricca la programmazione. In generale dico, è una riflessione che ho condiviso l'altra mattina con la chat dei presidenti e vicepresidenti, e assumiamoci anche noi la responsabilità quindi di poter proporre degli interventi, e dandola così la facilità ai presidenti di poter convocare la commissione, perché il rischio poi sarà quello di su ogni giornata di lavoro fare un'ora, massimo due, e credo che le problematiche, le tematiche sono talmente tante che in teoria, a mio parere, 4 ore sono pure poche al giorno. Però, ripeto, la mia proposta a lei, Presidente, ringrazio di questo momento di poter offrire alcuni spunti e sollecito anche i colleghi consiglieri a fare altrettanto. Va bene. Ci sono altri interventi? Grazie, se possibile vorrei riprendere questo discorso proprio per le tematiche sportive e per capire se poi l'amministrazione ha fatto per esempio un accordo con l'amministrazione provinciale che ha competenza sulle scuole superiori per l'utilizzo delle palestre, in che modo sono utilizzate, in quali orari, con se c'è o meno un ticket, se ci sono delle esenzioni, con quali sistemi di sicurezza. Insomma, in altre città c'è una programmazione molto, molto forte su questo, che si fa prima dell'inizio dell'anno scolastico, naturalmente, no? Però vediamo, può darsi che sia stata fatta, non lo so perché non ne abbiamo parlato. Quindi mi sembra un tema abbastanza importante, perché gli spazi per lo sport dei giovani sono molto, molto importanti, specialmente dopo la chiusura per Covid di circa 2 anni. Insomma, fare sport è indubbiamente un esercizio di particolare rilievo. Perdonami, salvo che non ci sia nessuno,
potrei riprendere la parola. C'è fu nel 2017 o 2018 una commissione da me presieduta in cui l'amministrazione presentava, credo, un progetto che si sostanziava di campi da, sempre il tema edilizia sportiva, di campi da tennis e campi di calcetto forse, se non erro. E a distanza di 2 anni o 3 anni cioè proprio nel settore dell'edilizia sportiva, quindi chiamare l'assessore ai lavori pubblici, che cosa si sta sviluppando in città da questo punto di vista, perché ripeto, non ricordo, vado a memoria, che negli ultimi anno e mezzo sia trattato questo tema. Ok, va bene. Presidente, scusi, già che stiamo parlando di sport, io ho visto, mi pare insomma di aver letto bene, che tanti progetti di edilizia sportiva che sono stati presentati, uno dal comune, altri da 3 o 4 parrocchie della nostra città, non sono stati ammessi. L'assessore Foresio l'altro giorno, rispetto al progetto del comune, ha detto che stavano facendo delle osservazioni, eccetera. Volevo chiedere, l'amministrazione comunale si è relazionata anche con le parrocchie per dare loro semmai un supporto di carattere progettuale, oppure, non so, visto che le parrocchie fanno parte integrante, fortemente integrante della città, se comunque le ha ascoltate per vedere se anche le parrocchie potevano poi presentare delle osservazioni in modo tale che insomma ci fosse un progetto organico anche nella nostra città. Non so se sia stato fatto in precedenza. Immagino che le parrocchie si siano relazionate con l'amministrazione comunale ed è un peccato che tutti e 4 o 5 i progetti poi siano stati rigettati. Bene, questo può rientrare senz'altro nella commissione in cui si parlerà della programmazione dell'attività sportiva, per una delle domande, no? Il chiarimento di qualcuno. Dicevo che questo... Non si sente niente, Presidente, interferenza. Adesso mi sentite? Sì, adesso bene, Presidente. Dicevo che questa sicuramente può rientrare tra le domande che porremo all'assessore nel momento in cui verrà convocato, proprio sulla questione della programmazione sportiva, della progettazione di iniziative, di attività. Va bene? Ci sono altri interventi? Comunque già le proposte dei commissari sono abbastanza sostanziose e c'è tanto materiale per le commissioni, che saranno magari anche delle commissioni che coinvolgeranno contemporaneamente più assessorati, no? Penso alla questione dello sport, che potrebbe essere trattata da insieme, da 2 punti di vista, sia la programmazione delle attività, quindi coinvolgere l'assessore allo sport Paolo Foresio, sia la questione dell'edilizia e quindi coinvolgere l'assessore ai lavori pubblici Marco Nuzzaci, ma insomma anche le altre questioni, quelle relative al calendario, se vogliamo chiamarlo così, degli eventi, può senz'altro interessare contemporaneamente più assessorati, quantomeno l'assessorato alla cultura e l'assessorato al turismo. Quindi se non ci sono altri commissari che intendono intervenire, oggi possiamo chiudere in anticipo la nostra commissione, diversamente possiamo proseguire. Me lo dovete scusa, dire. Scusa Emanuele, è possibile? Certo. Ti volevo dire, volevo chiedere se nel corso della programmazione un tema che potrebbe essere insieme di edilizia sportiva e sport in senso lato, si può ragionare ascoltando l'assessore sulle prospettive per il campo sportivo di Fricole, che è chiuso da diverso tempo perché ci sono delle problematiche nella
struttura, così come soprattutto credo nel campo, nell'illuminazione che è troppo incombente sul campo e ne rende difficile l'utilizzazione, se sono immaginabili degli interventi, una gestione esterna, un qualche cosa, insomma, ecco, sentire un po' di programmazione su quella struttura che è peccato versi in situazione di non utilizzo, insomma, ecco. Stante la fame di strutture sportive, ovviamente, che c'è dappertutto in città. Vabbè. Sì, Presidente, posso? Sì, prego. Il consigliere Molendini mi ha portato, ecco, questa riflessione. Ci sono anche tanti altri campetti periferici nei diversi quartieri. Ecco, se c'è una possibilità di trattare questo tema e di sapere se ci sono delle prospettive per il loro ripristino, perché tutti questi sono condizioni di grave degrado. Va bene. Presidente, posso? Certo. Allora, premesso che Gabriele mi ha piacevolmente anticipato, nel campo sportivo di Frigole mi piacerebbe veramente capire un po' di più. È una struttura che è stata fatta con dei fondi europei, è rimasta lì assolutamente inutilizzata per tempo. Adesso vedo che probabilmente ci sarà anche un centro di raccolta, è previsto un centro di raccolta comunale in quelle zone. Insomma, mi piacerebbe capire come si intende cercare di valorizzarlo e non lasciarlo lì al degrado totale. Ecco, questa è una cosa importante. E per quanto riguarda il resto, lo sapete che anch'io ho fatto un'interpellanza per il bando sport e periferie, ma penso che sia giusto approfondire quel discorso. Grazie. Va bene, sì. Ci sono altri interventi? Pronto, Presidente? Sì, mi scusi. Sì. A proposito del campetto di Frigole, sì. Che appunto è stato fatto con fondi europei, quando ne parleremo, per cortesia, che ci facciano proprio lo storico, in modo tale che noi possiamo sapere che fondi sono stati, con quali vincoli, se è stata fatta la rendicontazione, che vincolo temporale c'era per l'utilizzo. Ok. Perché ci sono, insomma, delle normative che sono cogenti, quindi... Certo, sì. Grazie. Sì, diciamo che questo può essere una di quelle questioni da affrontare separatamente, nel senso come una questione specifica, sì, all'interno del più generale contesto relativo alla programmazione sportiva, sia in termini di attività che di interventi edilizi. Poi faremo più commissioni sull'argomento, naturalmente. Potremo fare una commissione introduttiva e poi soffermarci sulle questioni che richiedono un approfondimento maggiore, se siete d'accordo. Va bene. Allora, ci sono ancora interventi dei commissari? No, oggi abbiamo allora concluso, possiamo concludere, sono le 10:32, possiamo quindi salutarci e ci vediamo alla prossima commissione. Arrivederci. Presidente, mi hai segnato? Non sì, ti ho disturbato? Sì. Ah, si era collegato anche il consigliere Scorrano. Sì, adesso inserisco gli altri che ciao, Mano. Avevo visto nel frattempo. Buona giornata. Mano. Oh, senti, ne approfitto senza che ti chiamo. Allora... faremo, poi che adesso chiamano Cicirillo, la commissione alle 13 di martedì. Poi se non può vedere Cicirillo la rifaremo e poi ti dirò, ok? Vabbè, martedì alle 13, ok. Ok, eventi e festività natalizie. Sì.
Ok, va bene, perfetto. Ciao Manu. Arrivederci. A te. Ciao, buongiorno. Sì, sì. Arrivederci. Ah?